Sogni di rock and roll, sogni che non abbiamo più. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come state? Mi piacerebbe portarvi allegria e sogni, sogni d'allegria. Ma sono periodi grigi, 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 come la nebbia mattutina che adesso si è schiarita perché è uscito il sole. Allora ragazzuoli, purtroppo non ho buone notizie da darvi. Sapete che qui la preveggenza arriva così, non è che mi ci metto lì sulla sfera, la sfrego, arriva così. Tu sei lì, a un certo punto ti è arrivata la preveggenza, no? E sento sensazioni non positive perché? Allora, per quanto riguarda, vabbè, il mercato di gennaio, io me l'avevo già anticipato ampiamente che non avremmo preso nessuno, e così è. Adesso vedo che anche Pellegati, anche altri iniziano a capire che non avremmo preso nessuno, ma io questo ve l'ho detto con molto anticipo, e sono anche d'accordo, nel senso che non serve prendere nessuno. Quello che invece mi preoccupa è che sarà il male del Milan, e quindi, anche se è una cosa negativa, anche se è una cosa che magari non fa piacere sentire, però dovremmo iniziare a sfogarci noi tifosi, no? Soprattutto chi chiede il salto di qualità, dove il salto di qualità non c'è stato tutto l'anno, quindi mi aspetto che si dica qualcosa, no? Dato che è stato chiesto il salto di qualità, e il salto di qualità al momento non c'è. Ovviamente aspetteranno, perché ancora il campionato sta giocando, poi c'è l'Europa League, però nel caso in cui non ci sarà il salto di qualità, come molto probabile che sia, mi aspetto che si dica qualcosa. In realtà continuo a sentire sempre più insistenti le voci di Zirkzee. Va bene, però tu spendi 40 milioni e quelli a zero prendono Taremi. Magari diventerà come Taremi, magari meglio di Taremi. Al momento tu spendi 40 milioni e loro prendono Taremi, che sono già forti. Perché poi quando si va a giocare perdi 5 derby di fila, però mi dite, c'hanno una squadra forte. Ho capito, c'è una squadra forte spendendo niente, perché li pigliano a zero. Noi invece spendiamo 40 milioni. La cosa che invece più mi preoccupa è Thiago Motta. Anche ieri parole di apertura. Ragazzi, se prendiamo Thiago Motta, sapete cosa vuol dire? Mediocrità, 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 mediocrità. Si arriverà come quest'anno nelle prime quattro e continueremo a guardare gli altri che alzano i trofei e noi che abbiamo il bilancio a posto. Poi a maggior ragione, quindi per quello mi dico, aspetto che i tifosi si ribellino a Thiago Motta. Siccome si trova che anche se Raffini ha detto si parla di Conte, ma a me piace Thiago Motta, perché già lui vuole spostare il pensiero, e dobbiamo farglielo capire che non lo vogliamo Thiago Motta. Scriviamoglielo, facciamoci sentire. Non è solo quando si perde che ci si fa sentire, perché quando si perde è facile, no? Bisogna capirle prima le cose, per chi è intelligente, perché già abbiamo perso. Non è che c'è bisogno di perdere poi col Bologna domani, che secondo me vinciamo anche. Non è che c'è bisogno di perdere col Bologna domani per arrabbiarsi. Il problema è quando tu perdi, tutti sono arrabbiati ed è meglio, no? Perché è più facile cambiare. Il problema è quando tu rimani lì nella mediocrità, dove la gente non si arrabbia, però non fai mai il salto di qualità. Quella è la cosa peggiore che ti può succedere. Cioè, per quello io sono contrario a arrivare nelle prime quattro. Perché stare lì dove non si vince nulla e si sta lì e mettono il bilancio a posto è la cosa peggiore che ti può capitare. La cosa peggiore, perché si sta male, però non capisci di stare male. Ma questo è un discorso che purtroppo tutti non capiscono, e quindi poi ci si accontenta di questa mediocrità infinita che non finisce mai, e questo è un grosso problema. Tra l'altro, discorso stadio, a proposito, apertura di Thiago Motta sul razzismo, spero vengano punite le persone. Io vi ribadisco il mio pensiero, ragazzi, tra l'altro confermato da, so che alcuni non sono d'accordo con me, ma confermato dalle indagini di quei quattro che hanno preso, 4, 5, quelli che sono, uno di questi è uno di colore, cioè è un nero. Di conseguenza, questo cosa vi fa capire?
chi ha un minimo di cervello in testa, cosa vi fa capire? Che quello che vi ho detto io, che allo stadio c'è il malcostume, che è un malcostume, e io non sono d'accordo, di insultare l'avversario. Ed è la roba, per assurdo, meno razzista del mondo, l'insulto all'avversario. Perché l'avversario viene insultato, chiunque esso sia, che sia italiano, che sia indiano, che sia giapponese, che sia russo, che sia ebreo, che sia palestinese, che sia ucraino, è l'avversario. Si insulta l'avversario. È un malcostume, sbagliato, ma non è che lo insultano per razzismo. Questo è lo stadio, eh? Fuori dallo stadio è un altro discorso. Ma allo stadio si insulta perché l'avversario. Cioè, uno stesso ragazzo di colore che dà del negro a Maignan, che pure è francese, tra l'altro. Magari lui non è neanche, non lo so di dov'era. Però, cosa ti fa capire? Che non c'è del razzismo. È inutile che vogliamo fare la morale sul razzismo. È un insulto sbagliato. Perché è l'avversario. Quindi, allo stesso modo, dovresti punire chi gli dice figlio di, chi gli dice altre robe, altri insulti. Perché quello è un insulto per l'avversario. Però vabbè, questa roba tanto non la capiranno in tanti. È inutile che mi sforzo, tanto fate quello che volete. Altra cosa, discorso stadio. Bene che si fa lo stadio, ma per noi sarà un problema che durerà 4 anni. Perché? Per chi ci arriva, no? Questa è l'altra preveggenza. Se Cardinale vuole vendere, mi sale la gente in mano. C'è lui, c'è prima lui, the first one. Peccato che questa era una bella gnocca, no? Come la matta dell'altro giorno. Sai che era pure tipo russa, ucraina. Tanta roba, ve la farei vedere. Guarda, un bel giubbottino bianco. Non l'avete vista bene, ma meritava, meritevole. Comunque, perlomeno ha chiesto. Are you free? Il discorso stadio, 4 anni finché non faremo lo stadio. Dato quello ormai lo stadio lo sta facendo, è solo una questione di tempo. Non gli interessa assolutamente vincere, venderà appena fa lo stadio. Se siamo fortunati, dopo 1 anno e mezzo, forse vende già prima. Vende già prima, perché già facendo passare la legge e iniziando a mettere il primo mattone, se siamo fortunati è solo 1 anno e mezzo di mediocrità. Se siamo sfortunati sono 4 anni di mediocrità, che lui tanto punterà più possibile a tenere il bilancio in positivo, in maniera che fra 4 anni lui con lo stadio fatto venda, guadagnato e non gliene frega niente. Ed è proprio per questo che noi tifosi del Milan non dovremmo permettere questo. Non dobbiamo permettere che questo ci fa 4 anni di mediocrità, ci fa vivere, ci fa fare 4 anni di mediocrità con i nostri soldi che spendiamo per la Pay TV, che spendiamo per le trasferte, che spendiamo per le maglie, per tenergli il bilancio positivo a lui, che dopo 4 anni di mediocrità se ne va con i soldi in tasca nostri. Io questo cerco di farlo capire, so che sono l'unico su YouTube a portare avanti questa battaglia, sono anche fastidioso, sono anche negativo, magari non è neanche un piacere ascoltarmi, però vi porto la realtà, perché questo è e questo sarà purtroppo, purtroppo. Quindi, quando vedrò degli spiragli positivi, ve lo dirò. Al momento sembra che tutte le, io vi dico, dalla moda, mi hanno detto di Conte, come vi ho detto. Tutte le fonti invece vicino al Milan mi dicono che non c'è possibilità per Conte. Io questo ve lo dico perché purtroppo, anche questa è una brutta notizia, ma questa è. Iscrivetevi al canale, mettete un like, seguitemi sulla pagina Facebook e su Instagram, su tutti i social. E chi mi vuole sfidare su Sorare, c'è il link in descrizione, se avete i Cocomeres, venitemi a sfidare. Ciao belli.